Carissimi amici della programmatoria, buongiorno. Allora, torniamo un po' al discorso dell'altro giorno. Io intanto rifletto, no? Perché vi ringrazio anche per i commenti, che nell'ultimo video sono stati molto incoraggianti. Sto pensando a come risettare, diciamo, ricalibrare il canale in base a quelli che sono poi i canali degli altri, insomma, rasatori e non. Aggiungendo delle cose in più, parlando di argomenti anche un po' diversi, ma sempre riguardanti, diciamo, il bel vivere, il benessere, insomma, lo stile. Insomma, adesso vediamo un attimo. Insomma, ho inserito gli abbonamenti, ho inserito la monetizzazione, ma che non servirà, ripeto, non in questo caso per far soldi, ma semplicemente, anzi, ci pagherò sopra le tasse, quindi non, ma per acquistare eventualmente prodotti. Anche perché, ripeto, il mio lavoro è un altro, quindi non è questo un secondo lavoro, non è questo. Quindi, per chiudere il discorso, chi vorrà abbonarsi anche semplicemente, perché io ho messo tre tipi di abbonamenti, no? Perché me l'ha consigliato il sistema, offrendo, diciamo, tra virgolette, delle cose in più a chi si abbona con quello migliore, ma questo perché me l'ha impostato praticamente lui. Si potranno fare delle chat magari in diretta, adesso non dalla montagna perché sono in una situazione di emergenza qua, chiaramente, no? Cioè, ho una connessione che è molto più lenta, caricare un video ci va un giorno, però da quando tornerò alla base, io sarò nella base più avanti perché fa caldo, per fortuna posso lavorare in smart, quindi è molto più confortevole stare a 1100 e rotti metri che stare nella calura di quel forno da pizza che è Torino, almeno io finché posso sto qua. Quindi poi ne parliamo, diciamo, delle novità. Io sono impostata, mi devono dare l'autorizzazione. Comunque, YouTube è molto fiscale in questo, no? Quindi controlla che tu non sia un pornoattore, che tu non metta contenuti vietati, insomma. Quindi ci vuole un attimo di tempo. Io ho impostato degli abbonamenti, ho impostato. E con la connessione Gattolina si può fare una chat in diretta, no? In cui uno mi dice delle cose, mi chiede delle cose, io posso rispondere in diretta. A chi interessa, si può fare dei video visti in anteprima, insomma, delle cose stupide, ma che servono semplicemente a dare un qualcosina a chi decidesse di mettere quell'1 euro, quel 2 euro, non so quanto sia il minimo, perché lui mi ha suggerito di fare tre tipi di livelli. Comunque. La premessa, che poi concludo per non se ne parla più, è che tutto quello che incasserò o eventualmente da YouTube non verrà utilizzato per il mio patrimonio, tra virgolette, ma verrà utilizzato esclusivamente per i prodotti. Allora, visto che mi è stato detto che non importa a molti che siano vecchi o nuovi, facciamo una rasatura con i prodotti che ho. Allora, qui in montagna ho una ventina di saponi, sto cercando di finirli, no? Per poter fare il cambio, anche perché a Torino ne ho 50, quindi fate il conto. Ho tantissimi anche aftershave e eau de toilette. Iniziamo. Allora, io sto cercando di finire questo Fit Jar, che è un sapone che era, non so se lo fanno ancora, ripeto, questo qua avrà anche lì 7 anni, 6 anni, 5 anni. Siamo quasi alla fine, ma considerate che qua è qua dal 2019. È un sapone che era caratterizzato dal non sapore, cioè in teoria non sapeva di niente. Ora che il tallo, perché questo ha il tallo, vediamo, c'è la scadenza, è andata via. Comunque, secondo me è già scadutissimo. Comunque, adesso sa di proprio di sentire l'odore del sebo. In realtà, molti mi hanno detto, ho preso un amico Don Rocinello che ringrazio perché mi ha detto: ma guarda, se hai bisogno, se vuoi qualcosa da provare, te li passo io. È stato gentilissimo. Io gli ho detto: guarda, non sono una sanguisuga. Se capita che tu hai un prodotto che vuoi far vedere, me lo passi, te lo faccio vedere, poi eventualmente anche te lo restituisco, non è un problema. Però lo ringrazio molto perché è stato, ma
mi ha contattato lui, quindi si è reso disponibile. Io ne approfitterò qualche volta, ma sempre non nell'ottica del richiamo personale. Ma vediamo questo Fidjar, che adesso sa un po' di biscotto, sa un po' non di marcio, devo dire la verità, non sa di marcio, però adesso ha un sapore, ecco, diciamo così, un sapore che va dal caffè al biscotto. Quindi praticamente cosa succede? Che da quello che abbiamo spiegato, in teoria i tallovati dopo un po' di tempo perdono i conservanti e quindi iniziano a... i grassi iniziano a muoversi, insomma. Essendo grassi, però, mi hanno detto i medici, poi non lo so, alcuni medici, che essendo grassi tendono a conservarsi lo stesso al freddo, poi in montagna fa freddo, quindi anche d'estate non fa caldo. E con il burro, ecco, voglio dire, è difficile che il burro vada a male, ecco, sì, può andare a male, ma generalmente fa freddo. Infatti non si è creata nessuna muffa, semplicemente si sente che, insomma, adesso un sapore ce l'ha, e come, e va dal caffè al biscotto. Questo è il sapore che sento io. Pennelli, anche qua ne ho a iosa. Mettiamoci, tanto per darci un tono, mettiamoci il primo pennello che è stato fatto da Diez Cosmetics per gli amici della podotomia, perché qua questa cera, non so cosa ci ha messo dentro, si è un po' spostata, non è che si sia, perché c'è, è detta piena, però si è, vedete, spostata, no? Comunque, pennello è questo, è storico. Quindi iniziamo con le procedure. Ma bisogna caricare il rasoio, e qui ho un po' di rasoio, non ne ho tantissimi, uno che uso con una certa frequenza, che mi dà soddisfazione, è il Fatic Gold Slant Closed Comb, eccolo qua. Questo è paradossalmente un rasoio più delicato di quello dritto, non so come mai, però è così. La mette, anche qui non c'è un gran assortimento in montagna, però sto usando in questo momento le Treat Dura Sharp, e vediamo di montare la lametta. Quindi solita discorso, si svita. Questo è un Breitling Chronomat degli anni 90, poi parleremo anche di orologi, ma non perché voglio parlare di orologi, ma voglio parlare di quegli accessori, voglio fare un video, che l'uomo, secondo me, in un'epoca di omologazione, no? Dove tutti hanno la stessa cosa, tutti hanno lo smartwatch, anch'io ho uno smartwatch, ma non è uno smartwatch, è una banda, che io consiglio a tutti perché non è il padellone che sostituisce un accessorio che forse nell'uomo è l'unico accessorio vero, l'unico gioiello, chiamiamolo così, ma tante volte può non essere un gioiello, può anche essere un oggetto da poche centinaia di euro, ma che distingue, deve essere distintivo. Quindi orologio, secondo me, a sinistra, e un ottimo, questo è quello di Amazon, perché io avevo il Fitbit, ma Fitbit si è fulminato, quindi ho voluto provare quello di Amazon, che devo dire che... anche se non è, secondo me, a livello del Fitbit, che penso che ricomprerò quando uscirà il modello nuovo, fa il suo lavoro, insomma, monitora bene il cuore, monitora bene i passi, monitora bene il sonno, insomma, fa il suo lavoro. Però, secondo me, non voglio fare nomi di marche, quegli orologi, diciamo, che poi devi caricare tutte le sere, non è che siano il massimo. Io l'ho provato, devo dire che poi l'orologio è qualcosa di quasi metafisico, secondo me, non si può mettere al polso una roba così. Per me, cioè, poi è un oggetto assolutamente... tutti questi smartwatch sono oggetti, sono validi, tecnologicamente avanzatissimi, però secondo me l'orologio rimane l'orologio. Io ne ho una collezione, lo ammetto, come anche di rasoi, che però ho sfoltito, perché comunque gli orologi hanno senso, sono uno diverso dall'altro, i rasoi meno male radono tutti uguali. Ma poi sulle collezioni... E poi un altro accessorio che è indispensabile, ve ne parlerò in un altro video. Quindi lava montata, pennello montata, mettiamo in questo Fidjar un po' d'acqua per sciogliere un po' il sapone. Io faccio così, no? Io metto un po' d'acqua calda, qui è calda veramente, perché c'è un boiler molto più aggressivo di quello di Torino, e però non la tengo in montaggio, cioè praticamente è solo una botta al sapone, no? Poi la scolo,
prima faccio col pennello un bagno al viso, no? Questo è una cosa che sempre mi è venuta in mente ultimamente, no? Invece di bagnare così il prebarba, dopodiché ho bagnato il pennello con acqua calda e svuotato, quindi questo è già bagnato, è già, no, un po' ammorbidito. Andiamo, vedete che tecnicamente, come si dice, meccanicamente, alcuni dicono addirittura, la meccanica del sapone, che fa addirittura ridere se, ci pensa, se pensate come definizione, no? Il sapone monta. Monta ancora molto bene. Anzi, addirittura stavolta, addirittura un po' di acqua è rimasta, guardate che montaggio. Questa è il rasoio che ho del lavandino, ma non c'è niente. E quindi possiamo andare a insaponarci con questo caffè misto biscotto, quindi colazione dei campioni. Voi vedete questo video non so quando, perché la connessione, ripeto, è ottima, ma non è quello di Torino, è una fibra, è una normale sim dati messi in un modem, quindi wireless, ma wifi, ma non è, va come le vecchie DSL per intenderci, no? Ecco qua, vedete che in realtà monta, cioè non è che non monti, va ancora bene, però è chiaro che non è più lui, cioè nel senso che scusate che mi sto lavando, sciacquando le mani, non è più lui, nel senso che questo era un sapone, ecco, molto importante, come sempre io ricordo, sciacquarsi le mani e asciugarle per avere una impugnatura perfetta del rasoio, specie quando le impugnature sono, non hanno ad esempio dei puntini, non hanno un grip importante. Allora, vabbè, due giorni. Passata lunga. Giriamo lato. Allora, perché io faccio le passate lunghe? Perché intanto stressano meno la pelle, sciacquiamo il rasoio, e poi perché una volta preso il pelo, la lama non lo molla più, chiaramente poi non in zona baffi, creando un effetto, io lo chiamo di trascinamento, no? Cioè, è come una matassa, no? Queste sono cose che si imparano sulla propria pelle nel tempo. Ecco, adesso rifinisco chiaramente, adesso mi sciacquo un attimo il viso, con l'acqua fredda in questo caso. Allora, già così vi devo dire che potrei essere contento, cioè già così. Però facciamo ancora un giro, visto che è rimasto nel sapone, facciamo ancora un giro molto liquido, perché non serve nella seconda passata, avere ormai la pelle si è abituata al rasoio, no? Vedete come è leggera questa insaponatura. Questo è il mio stile, poi chiaramente ognuno avrà il suo, Quelle sono cose che si apprendono giorno dopo giorno. Non è che si apprendono, perché non è che devi imparare qualcosa. Guarda, ma sto sempre sciacquando un po' le mani e un po' anche le cose, in modo da poterle poi riassumere
Allora, dicevo, io la settimana passata la faccio, o non la faccio addirittura, quando mi danno tutti i giorni, faccio solo il pelo e basta e avanza, o se no faccio così, no? Il mio contropelo, che è questo, ecco, in questa parte qua del viso è così il contropelo. Da sotto invece ecco qua l'unghero si minimizzano, anche se arrivano sempre al point, si minimizzano secondo me. Invece quando hai fretta, che non hai tempo di stare lì a pensarci tanto, no? Allora, rifiniamo. E direi che con quello che viene chiamato face mapping, ecco qua, qua, ecco il mio contropelo, qua invece ci va una giustatina per essere perfetti, perché sennò voglio dire è benissimo, non è che è così a posto. Allora sciacquiamo, sciacquiamo, tamponiamo il viso. Ora, tra i tanti all-wet aftershave che ho qua, siccome io vorrei qualcosa di fresco oggi, perché comunque anche qua il caldo di giorno c'è, il bello è la sera, perché dopo le 6:30 arriva la frescura e si dorme veramente bene, questo è il vantaggio. Allora, rispolveriamo, che questo, i profumi sono un po' diversi, magari specialmente quelli non con le essenze distaccate, tengono un po' di più, forse a livello di sapore. Quelli che hanno invece gli oli essenziali a parte, che devono essere scossi, non è che peggiorino, cambiano leggermente aroma, che può essere anche un miglioramento, come il vino, cioè non è detto che... che anzi, a me è capitato molto spesso che migliorino. Me ne sono accorto con il Kraken di Extra, no? Io avevo il vecchio Kraken e quando Donato ha rifatto la linea ho comprato il nuovo Kraken, che secondo indicazione del produttore non aveva nessun tipo di, a parte il sapone che aveva una nuova formula, di cambiamento olfattivo, mi sembra, se mi ricordo male cazziatemi, nel senso che... Però ho notato differenze, che non sono migliori o peggiori, differenze, no? Cioè questi qua che sono, tra virgolette, già fatti, cioè non c'è, non so come si dice tecnicamente, ma che hanno comunque gli oli essenziali già mischiati, già... oddio, adesso sono diventato scemo. Tendono a rimanere stabili come profumo, cioè quello che era è. Allora vogliono un po' di vetiver, quindi montagna, erbe, non brucia, quindi significa che la rasatura è stata buona, perché quando brucia vuol dire che vi siete un po' avete un po' esagerato con la profondità, questo è. Ecco, poi può bruciare un po' le labbra perché chiaramente è alcolico. E allora si fa così. Bene, allora, ricapitolando. Finisher, beh, non posso classificarlo. Chiaramente non è più lui, perché
l'originale, cioè diciamo, le proprietà originali sono andate un po' perdute dal tempo, però monta, anche oggi gli abbiamo dato una bottarella, sta finendo, insomma, sarebbe il quarto sapone in 2019, poi c'è stato il Covid, vabbè, diciamo 4 anni e mezzo, e va bene, andiamo avanti. Grande classico, degli amici della Pomodomia, grande orgoglio, perché comunque, anche se è un pennellino sintetico, ma di un sintetico devo dire molto valido, una fibra molto valida. Il primo pennello degli amici della Pomodomia, eccolo qua, di Ace Cosmetic, quindi senza, fatto proprio con gentilezza, devo dire, da Mei Zhao, che saluto, che adesso fa altro, so che la ragazza cinese che, con cui avevo contatti per i pennelli, con cui, che adesso fa, è stata promossa, da quello che ho capito, e niente, e poi vabbè, qui abbiamo forse il protagonista, il nostro inossidabile, veramente di nome di fatto, Fatih Bislant, molto atteso all'epoca della sua uscita, e si pensava a chissà quale falce, invece in realtà rade in maniera più dolce, più delicata, rispetto al Fatip normale, sempre closed, attenzione, e con questa lama che adesso andiamo a smontare e a gettare, che è una trit, sarà smonto dopo così almeno non vi state diare, è una trit Dura Sharp che devo dire che ho preso su Amazon, prezzo molto basso, me l'ha mandato a casa una patella da 100 confezioni, contentissimo, diciamo una lama tutti i giorni, adesso io non mi ricordo più perché è un po' di tempo che non leggo se una Platinum o una Stainless, vediamo un po' se c'è scritto, credo sia Stainless, no, Scherisha e Verdura Sharp non è specificato, ma credo che sia una Stainless, cioè, da quello che è la sensazione epidermica mi sembra una Stainless, però se non è una Stainless chiedo venia, ma sulla confezione non c'è scritto. Quindi questo qua è il modello Gold, più forse più pacchiano, ma non è vero, cioè più vistoso, diciamo così. C'è anche il modello non Gold. Comunque, vedete anche l'angolo della curvatura, è un rasoio che infatti ho preparato qua apposta, perché io ho preparato qua una serie di rasoi che un po' coprissero tutte le mie esigenze, ce ne sono, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ecco, prossimamente magari proviamo, però non ho dietro le lame, dovrei andare a prendere a Torino, questo Occam Razor, che è un monolama, vedete, che è molto particolare, perché non ha un serraggio, la lama viene appoggiata, ecco, per dire, ne ho presi uno per tipo, ecco, che poi sono quelli che ho tenuto e altri li ho venduti. Niente, allora, io mi scuso per i rallentamenti, quindi intanto vi auguro buon martedì, mi scuso per i rallentamenti che ci saranno fino a in montagna, perché ripeto, è una questione tecnica. Ho fatto in modo di seguire i vostri consigli per poter rendere il canale normale, probabilmente c'è stato un errore di comunicazione anche da parte mia, io mi sono rivisto quel video, effettivamente ho forse dato un messaggio sbagliato, ma questo l'abbiamo chiarito, chi vorrà si abbonerà, chi non vorrà non si abbonerà, chi vorrà contribuirà, c'è il PayPal con donazioni liberali, chi vorrà, ripeto, non c'è nessun tipo di... quello che posso garantire è che ogni singolo centesimo verrà acquisito chiaramente con YouTube, verrà ovviamente dichiarato al fisco, perché io non voglio avere problemi, e verrà chiaramente reinvestito in prodotti e in accessori da presentare sul canale. Grazie a tutti, buona settimana, anche se martedì, purtroppo, ripeto, siamo un po' sfasati, e buona barba a tutti. Ciao.